Terza ed ultima parte, abbiamo parlato molto di Ancona, adesso ci concentriamo su uno dei tanti big match di ieri, ovvero sul derby tra Maceratese e Civitanovese. Prima le immagini dell'1-1 e poi ne parliamo in diretta. Signore e signori, siete collegati con l'Elvia Regina per questo derby, il derbissimo, il derby per antonomasia fra la Maceratese e la Civitanovese. Iniziato il match, secondo calcio d'angolo consecutivo dalla fascia mancina della Maceratese, e poi la girata, chiede lo schema, pallone a giro, colpo di testa ed è rete. Gabriellone, ancora lui puntuale sul colpo di testa, sugli sviluppi del calcio di punizione da destra di Romano, quella di fa muovere Boateng, no, da dietro e poi si muove fino adesso prevalentemente sulla fascia destra. Vediamo l'arbitro. Che ha fatto? No, ammonizione. C'è calcio di rigore contro la Maceratese. Se tira basso Rocchi ci arriva. Ha tirato basso, Rocchi non ci arriva. Scandurra, pareggia la Civitanovese al 24esimo. Attenzione, non arriva il attenzione, questa è buona! E sbaglia! Ha sbagliato di destro, ha chiuso male di destro Romano. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, 1-1 il risultato dei primi 45 minuti di gioco nel derbissimo fra la Maceratese e la Civitanovese. Una risposta da parte della tifoseria maceratese alla grande e anche molto cospicua. Ma c'è questo tiro dalla lunga distanza, poi recupera ma subisce fallo, l'arbitro subisce fallo, un giocatore della Maceratese, attenzione, c'è questo pallone tirato da lunga distanza. Fluidità di manovra anche per l'ottimo comportamento e l'ottima organizzazione della Civitanovese. Palla persa da Mania, D'Ancona, attenzione al suo sinistro. Allora inutile continuare a tocchettare a centrocampo e subire la pressione avversaria, andare sull'iniziativa individuale. Palla di Ambrosini, attenzione a questa palla, Forgione, sbaglia Forgione. Comunque questa è l'ultima speranza per la Maceratese. Prova la conclusione. Avete visto com'è finita. Attenzione, buona palla! Clamoroso! Sbagliato, clamoroso! Match point sbagliato clamorosamente! Pareggio fra la Maceratese e la Civitanovese, tutto fatto nel primo tempo, sia nei gol per il vantaggio di Gabriellone al 12esimo, il pareggio su rigore di Scandurra al 24esimo. Allora, queste le immagini. Che derby è stato? Comincio da te, Alessandro. Derby molto sentito alla vigilia, derby molto combattuto anche molto in campo. Molto sentito, molto combattuto, di sicuro non sarà ricordato come di quelli più belli, però diciamo è stata una sfida vincente. La Civitanovese ne esce bene perché arrivava a questo appuntamento non nelle condizioni ideali, per tutti i motivi che sappiamo. E invece la squadra ha dimostrato personalità, ha dimostrato carattere e anche qualità, perché nella ripresa ha avuto anche le occasioni per vincere la partita,
ha denotato anche buone trame di gioco e ha messo in difficoltà una Maceratese che al contrario arrivava all'appuntamento molto carica, i favori del pronostico pendevano tutte dalla parte della formazione di Favo, forte del secondo posto in classifica, della vittoria roboante ottenuta in casa della Fermana e desiderosa soprattutto di riscattare la pesante sconfitta nel girone d'andata. E invece per la Maceratese poi la partita si era messa subito bene perché al 12° minuto già aveva sbloccato il derby, e invece è venuta fuori la Civitanovese che ha avuto il merito di crederci, è stata brava soprattutto a reagire sia dopo essere passati in svantaggio e sia dopo l'infortunio che ha avuto Scandurra che insieme a D'Ancona stava mettendo in grossa difficoltà la retroguardia biancorossa, e poi l'ex centravanti della Samba ha avuto quel problema fisico, ha dovuto abbandonare il campo, però nonostante tutto nella ripresa la Civitanovese si è fatta valere e ha limitato molto soprattutto il reparto offensivo della Maceratese, che si è visto pochissimo. I due centrali difensivi della Civitanovese, anche i due esterni, hanno fatto un'ottima partita. C'è un po' di rammarico oppure il punto vi sta bene, insomma, in fin dei conti, per come si era messa? A bocce ferme sì, un po' di rammarico c'è, però obiettivamente a noi il punto va bene, va molto bene, anche perché, come diceva Sandro, andare sotto dopo 10 minuti fuori casa contro la seconda in classifica tutto faceva pensare a un tracollo. Invece la squadra ha retto, ha reagito, nel secondo tempo è venuta fuori con carattere, con personalità e ha messo in difficoltà, secondo me, la Maceratese. Domanda per Diamanti tramite SMS. Tocca a te, per Diamanti. Da difensore che ha dimestichezza con gli attaccanti, come giudica le 9 punte arrivate a Civitanova? Scandurra sarà decisivo per la salvezza. Cioè, Scandurra non lo devo giudicare, io credo che la carriera fatta parla per lui. Ecco, adesso magari fisicamente dovrà rimettersi a posto, ieri ha avuto un problemino, speriamo non sia niente di grave, ma credo che c'è Scandurra, c'è anche Morante, che non è, diciamo, l'ultimo arrivato. Valdés è un buon giocatore per la categoria, D'Ancona è un ottimo giocatore. Credo che a livello d'attaccante, certo, abbiamo perso, secondo me, senza nulla togliere gli altri, Pazzi che resta più forte la categoria, secondo me, il giudizio personale, però diciamo che ci siamo rimpiazzati. Sponda squadra di Favo, questo pareggio che cosa lascia? Lascia tanta amarezza, perché un primo tempo comunque ben giocato la formazione biancorossa, che poteva magari segnare il 2-1 con Conti, poi però nel secondo tempo la squadra di Gabanini ha assolutamente interpretato meglio il match, azzerando praticamente il gap di differenza da un punto di vista tecnico, e avrebbe addirittura meritato anche qualcosina in più. Ha avuto l'ultima chance Russo all'ultimo istante, ma a questo punto il successo dei biancorossi sarebbe stato ingiusto per quanto visto in campo. Grande amarezza da parte della tifoseria biancorossa, che non ha voluto salutare la squadra a fine partita, amarezza che poi invece è diventato dramma e disperazione per quanto avvenuto nel dopogara, cioè la scomparsa di Marco Principi, tifoso biancorosso da oltre 20 anni, già dai tempi dei Boys, primo gruppo di tifo organizzato a Macerata. La notizia si è sparsa rapidamente in città, molti ragazzi della curva hanno raggiunto l'ospedale cittadino, non c'è stato nulla da fare. Un grande cordoglio anche da sponda rossoblu, con tanti messaggi da parte dei tifosi civitanovesi, a cui si è aggiunto quello dell'ufficio stampa del club di Stefano. Lascia un vuoto veramente incredibile Marco Principi, alla sua età di 44 anni, una vita passata a tifare i colori biancorossi. Sì, cordoglio alla famiglia per la perdita di questo ragazzo. Grazie. Per tornare alle cose di campo, ci vediamo anche quello che ha fatto il Termoli invece sul campo del Giulianova, un 1-1 che probabilmente sta più stretto alla formazione di casa che al Termoli. Vediamo.
Buon punto per il Giulianova che contro il Termoli gioca una partita ordinata e senza timori riverenziali. A seguire l'incontro anche Guglielmo Maio, dirigente della Virtus Lanciano, società con cui i giallorossi hanno ora intenzione di intrecciare un rapporto di collaborazione. Maio prima della gara è stato ospite a pranzo del presidente del sodalizio giuliese Adriano Mattucci e del sindaco Francesco Mastromauro. Per quanto riguarda la sfida del Fadini, sia Giulianova sia Termoli devono fare i conti con assenze importanti. Giacomo Marro lascia il solo Miani in attacco, orfano dell'altro centravanti Palumbo, appiedato dal giudice sportivo. I giallorossi di casa ritrovano Maschio, ma devono fare i conti con l'assenza di Del Grosso, infortunatosi in settimana. Al suo posto c'è Venneri. Al primo affondo il Termoli passa, l'11esimo, e la rete arriva sugli sviluppi di un corner dopo un'uscita a vuoto di Melillo. Il pallone viene calciato una prima volta verso la porta di casa. Iboio, difensore ospite, praticamente respinge sulla linea, servendo un assist a Todino, che scaglia in fondo al sacco. La sensazione è che la rete sia viziata da un offside dello stesso Iboio. Il Giulianova reagisce, ha uno scossone, cerca di intrappolare la manovra avversaria a centrocampo, sfruttando le ripartenze e le folate sulle fasce. Sorrentino, da esterno puro, avanza il suo raggio d'azione e va quasi ad affiancare Broso in attacco. Da questo momento in poi la truppa di Ronci si fa sempre più pericolosa. Al 37esimo, percussione dello stesso Sorrentino, che scaglia il destro verso la porta avversaria, colpendo in pieno il palo. Broso raccoglie il tapin e di piatto deposita in fondo alla rete, ma il secondo assistente segnala il fuorigioco piuttosto dubbio dell'attaccante del Giulianova, facendo annullare il gol. Il pareggio dei padroni di casa arriva comunque al 41esimo, quando Sorrentino, alla seconda marcatura, raccoglie una respinta maldestra di Iboio. Nella ripresa il Termoli alza il baricentro, Toscano è più propositivo negli inserimenti da dietro, ma sono i locali ad andare vicinissimi al vantaggio, al terzo, con un gran tiro di Lorusso. La palla termina a lato non di molto. Ancora Giulianova pericoloso al 13esimo, sul traversone di Maschio, Sorrentino non arriva a coordinarsi per la girata in porta di testa. La risposta del Termoli al 19esimo con Miani. Bravo Melillo a disinnescare il pericolo, concedendo solo il corner. L'occasione più ghiotta comunque capita a Sorrentino un attimo prima di essere sostituito, il 40esimo. Maschio legge l'inserimento del compagno, lo serve mettendolo in condizioni di presentarsi solo dinanzi al portiere, ma Sorrentino sbaglia la mira calciando addosso all'estremo ospite. Nel finale il Termoli prova l'assalto per cercare di strappare la vittoria e non perdere contatto rispetto all'Ancona capolista. A parte qualche calcio d'angolo, Melillo non correrà grossi pericoli. Un punto che sta forse stretto al Giulianova, ma che comunque consente di avvicinarsi ulteriormente a quei 40 punti che significherebbero salvezza certa. Mister Ronci a fine gara non si presenterà in sala stampa per via di un leggero malore dovuto all'influenza. Che fortunatamente poi non è stato nulla di grave, anche perché dettato, come detto, dall'influenza. Abbiamo visto due episodi particolari, insomma, da rivedere se possibile. Qui chiedo il supporto alla regia. Il gol del Termoli in posizione, insomma, abbastanza, secondo noi, evidente di fuorigioco, visto che il difensore del Termoli, che fa tapin e quindi segna, era sulla linea di porta. Quasi, insomma, scontato che sia posizione di fuorigioco. E poi invece il primo gol annullato al Giulianova subito prima invece di quello poi segnato da Sorrentino. Mentre scorrono le immagini, possiamo vederle insieme, insomma, il Termoli in questo momento è a meno 8 e ieri ha faticato non poco sul campo del Giulianova. Ecco, questa qui è l'occasione del gol del vantaggio del Termoli. Hanno un po' invertito le decisioni, era da annullare quello del Termoli, era da regolarizzare quello del Giulianova. Insomma, questo c'è poco da commentare, no? Se vogliamo essere... Neanche lui credo che fosse convinto o ci credesse sul serio del fatto che il guardalino avesse convalidato, perché poi in realtà possiamo dare in questo caso un po' più di responsabilità al guardalino piuttosto che all'arbitro. Qui rivediamo invece il gol, il presunto gol del pareggio, e lo vediamo in basso a destra colui che andrà a mettere dentro sul tiro che parte e sembrerebbe in linea, ma qui le immagini, insomma, non ci aiutano, per cui questo resta in dubbio. Il gol del Termoli invece il dubbio, insomma, ce lo fa venire. Forse a chi vuole vederci dietro altro i dubbi ne ha parecchi, insomma. Ma a parte questo, Termoli che giocherà con la Recanatese in casa domenica prossima, partita anche questa non facile, visto che sappiamo quanto sia scontrosa la formazione di Amaulo, soprattutto quando deve fare un certo tipo di gara. Arriva da 3 pareggi, quello in casa con il Celano, l'ultimo in ordine di tempo,
una squadra che deve cercare punti in ogni campo, ci proverà anche a Termoli, c'è il grande ex che è Osecciani, ma soprattutto confida nella vena di Palmieri, baby giallorosso su cui Amaulo punta tantissimo. Big match però è inevitabilmente quello del Polisportivo, Civitanovese ancora, comincia da Marco, che tipo di gara ti aspetti? Difficile per l'ambiente, per l'avversaria, per qualche cosa che possa invece toccare l'Ancona, magari, ecco. Sarà sicuramente una gara difficile perché come tutti gli altri derby, poi sappiamo come ci tengano le altre squadre quando affrontano l'Ancona e sappiamo anche l'ambiente che andremo a trovare, che non sarà sicuramente un ambiente facile. Poi sappiamo anche che loro hanno dei giocatori molto validi e che cercheranno di sfruttare tutte le armi che hanno per metterci in difficoltà. Noi dovremo preparare questa settimana nel migliore dei modi questa partita per arrivare a domenica pronti a quello che potremo trovare. Ci hai già detto in parte come, che tipo di gara sarà, insomma. Sicuramente stimolante, sicuro. Stimolante sicuro, perché quando vai a affrontare la squadra capolista forte come l'Ancona, qualcosa dentro tiri fuori sempre. Però siamo coscienti che affronteremo una squadra forte, più forte di noi, però cercheremo di metterla in difficoltà. Voglia dell'Ancona è quella di arrivare alla sosta con altri 3 punti, perché insomma sarebbe importante, no? Anche per preparare meglio quello che sarà lo scontro diretto con la Matelica. Prima o poi ci sarà anche, no, la Olimpia Agnonese in casa al Conor. Sì, sicuramente. Noi comunque, al di là della sosta e del Matelica che andremo ad affrontare dopo la sosta, affrontiamo ogni partita per cercare di vincere. Lo faremo anche domenica, con tutto il rispetto comunque per la Civitanovese che già all'andata ci ha messo in grande difficoltà. Niente, sappiamo che sarà una partita difficile e ce la metteremo tutta per portare a casa i 3 punti. In sintesi, per chiudere, c'è un sms per Quintabà. Lei che ha seguito il derby, cosa pensa delle dichiarazioni della presidente Tardella? È vero che ieri la maceratese ha giocato contro l'arbitro? Diciamo, la dottoressa Tardella ha esternato il suo pensiero, anche delusa, diciamo, dal risultato. Sicuramente si attendeva un esito migliore. Il problema è che in Italia, soprattutto nei campionati di Serie D, è difficile vedere sanzionare falli del genere. Trattenute ce ne sono moltissime in area. A dire la verità, già al secondo minuto c'era stato un scandurra tirato per la maglia e l'arbitro aveva sorvolato. Nella seconda occasione ha deciso per il rigore. Lui è stato deciso, è andato subito ad ammonire il giocatore della Maceratese, quindi ha optato per concedere il penalty. E quindi, però, che la Maceratese abbia giocato contro l'arbitro non penso. Ecco, diciamo, è stato un derby giocato ad armi pari e la Civitanovese ha meritato ampiamente di conquistare il punto. Ultima domanda che ti faccio invece, sì. Insomma, dalla Tardella a Canil, storie di presidenti che per motivi diversi si stufano e che dichiarano con largo anticipo che a fine anno poi lasceranno tutto quanto. Secondo te, intanto, quanto influisce sul proseguo del campionato e poi se effettivamente sono parole dettate da un momento di sconforto o se dietro c'è qualcos'altro e quindi davvero si sono stancati del calcio? No, per quanto riguarda Canil è stata una decisione, forse quantomeno una dichiarazione forte, dovuta a un fatto specifico, quello della partita di Sulmona che verrà recuperata, mentre il Matelica avrebbe voluto i 3 punti a tavolino, forse giustamente. E per quanto riguarda invece la dottoressa Tardella, il ragionamento è più complesso, perché lei ha sempre detto di voler raggiungere i professionisti con una società stabile e solida, con dei partner stile Ancona, che però a Macerata non si è mai formato. Questo ha innervosito anche un po' la tifoseria, perché oggettivamente si rende conto di non poter fare il grande salto, quantomeno accontentarsi tra virgolette dei play-off senza poi
un obiettivo finale concreto, ci sono state le prime contestazioni e le nuove esternazioni del numero uno del club biancorosso di voler lasciare. Questo potrebbe essere molto deleterio per il calcio biancorosso, perché non ci sono assolutamente forze locali pronte a rilevare questa società, e quindi il futuro potrebbe essere molto molto molto, molto incerto. Allora, siamo in chiusura. Io colgo intanto l'occasione per un SMS che ci scrive Tami, che fa un in bocca al lupo a Roxana, la nostra new entry, e io ti faccio anche i complimenti per questa prima puntata. Grazie. Ti lascio a te l'onore di salutare i nostri ospiti. Si conclude qui la serata, noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata Serata Biancorossa, che va in onda ogni lunedì alle 21.30, ma prima un ringraziamento speciale alla Crystal Fashion di Ancona, che mi ha permesso di essere qui questa sera. E un ringraziamento speciale anche ai nostri ospiti. Marco Mallus, buonasera. Buonasera. Francesco Prosperi, buonasera. Alessandro Quintabà, buonasera. Buonasera. Andrea Diamanti, buonasera. E un saluto anche al nostro Benedetto Verdenelli. Ci vediamo da 7 giorni. E poi un saluto a te, ci rivedremo fra 7 giorni, come l'appuntamento lo ribadiamo anche per tutti i nostri telespettatori, come sempre, lunedì prossimo dalle 21.30. Grazie ancora e buonanotte.